Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ieri sera ho finito di leggere Il segreto di Riverview College di Susan Goga, quindi è una recensione freschissima perché l'ho finito praticamente poche ore fa. Io avevo scelto di leggere questo libro dopo che l'anno scorso ho letto I misteri di Churchill, sempre della stessa autrice. Vi lascio la recensione nelle schede, così se non l'avete vista potete andare a vedere anche quella. Dunque, io avevo letto l'anno scorso quel libro, mi era piaciuto molto, mi era piaciuto lo stile dell'autrice, quindi ho deciso di leggere anche questo. Devo dire che la storia mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto anche lo stile di scrittura, perché comunque è un libro avvincente, una storia intricata, una storia particolare, anche se a metà libro ho avuto un calo. Però adesso ci arrivo, andiamo con ordine e cominciamo dalla trama. È la storia di Matilda che in una Londra del 1900 insegna in un istituto scolastico. Matilda è una donna che ha perso i genitori, ha il fratello al fronte, quindi un soldato in guerra, e vive con un'anziana signora che è un'autrice di romanzi, quindi con la fervida immaginazione e la voglia di avventure. In questo contesto, lei tutti i giorni si reca sul luogo di lavoro che è appunto questo istituto scolastico nel quale lei insegna. È un istituto femminile, molto rigoroso su quelle che sono le regole della società di quei tempi, ma Matilda è una donna invece un pochino più moderna per l'epoca perché vorrebbe insegnare alle sue allieve a pensare con la loro testa, a crearsi un futuro, ad avere anche eventualmente una professione senza necessariamente dover rinunciare alla famiglia. Quindi ha queste idee che per l'epoca erano sicuramente moderne, ma la scuola le vuole tenere a bada, quindi lei in qualche modo cerca e fa tutto il possibile per rispettare queste regole, anche se la sua voglia, diciamo, di evasione e di trasmettere alle sue allieve questi contenuti, questi concetti e questi valori, a volte diciamo che le sfugge un pochino di mano. Vi dico tutto questo perché è molto importante capire in quale contesto Matilda vive e lavora. Perché un giorno accade una cosa particolare. Una delle sue migliori allieve, Laura, si reca nel suo ufficio con un libro. È un libro dell'autrice Saffo, che sull'isola di Lesbo scriveva delle poesie di amore, diciamo, omosessuale, perché lei, questa autrice, scriveva delle poesie che in qualche modo orientavano verso un pensiero di un amore tra due donne, diciamo. Laura rimane molto affascinata da queste poesie e in qualche modo riconosce nelle poesie che legge le stesse sensazioni che lei vive. Quindi praticamente va dalla sua insegnante a dirle di essersi accorta praticamente di essere omosessuale, non dimentichiamoci che siamo nel 1900. Quindi, insomma, non è facile, va da lei, le dice queste cose, in qualche modo le dichiara amore. L'insegnante ovviamente rimane molto a disagio, molto in imbarazzo, ma in qualche modo, molto gentilmente, con molto affetto, ma le fa capire che lei non è dello stesso orientamento. Quindi la invita a non reprimersi, a non rinnegare se stessa, ma anche in qualche modo a cercare altrove. Tra le due comunque rimane un ottimo rapporto, poi l'istituto chiude per le vacanze e al rientro a scuola quello che succede è che Laura non fa ritorno. Tutti si chiedono il perché finché arriva la notizia che durante l'estate Laura è stata malata e il suo tutore, perché Laura ha perso i genitori quindi ha un tutore, il suo tutore l'ha portata a fare un viaggio nel Mediterraneo perché questo gioverebbe alla sua salute. Matilda non è troppo convinta di questa cosa, però se ne deve un po' stare, cerca di fare delle indagini personali, ma la scuola la mette subito a freno perché le fanno sapere subito che queste cose non si possono fare se lei vuole conservare il suo posto di lavoro, quindi insomma preoccupata e pensierosa cerca di scoprire delle cose un po' di nascosto. Poi un giorno arriva una cartolina. Laura la legge, scusate, Matilda la legge, si accorge che è di Laura,
scopre che su questa cartolina c'è un indizio, perché praticamente lei ha fatto una piccola freccia per indicare il francobollo e sotto al francobollo c'è un messaggio. Matilda comincia subito ad indagare, questo messaggio la porta nella stanza di Laura, dove trova nascosto uno scrigno, un bauletto di legno, una scatola di legno antico che contiene all'interno degli oggetti particolari. C'è un libricino con una scrittura che in qualche modo riuscirà a decifrare solo in parte, ci sono altri oggetti, ci sono dei piccoli semi, ci sono delle monete, insomma ci sono delle cose alle quali Matilda non riesce a dare un significato, però in qualche modo le porta a casa e grazie all'aiuto della sua coinquilina riuscirà a mettersi in contatto con un antiquario che le darà degli indizi e tutti questi indizi la porteranno poi ad un professore di storia con il quale comincerà a svolgere delle indagini. Tutte queste indagini porteranno i due protagonisti su strade impervie, particolari, avventurose al massimo, e quindi insomma cominceranno a fare tutte queste indagini. Scopriranno ovviamente delle cose, queste cose in qualche modo si potranno ricollegare alla vita di Laura, ma anche alla vita del suo tutore, quindi insomma verranno fuori una serie di cose che ovviamente non vi svelo perché altrimenti sarebbe uno spoiler. Però insomma verranno fuori delle cose veramente particolari e devo dire che il finale è molto molto bello, molto particolare, molto soddisfacente. Non è affatto scontato perché io non l'ho trovato assolutamente un finale scontato. In qualche modo succedono delle cose nel finale che io non mi aspettavo, quindi devo dire che sono rimasta soddisfatta. Come vi dicevo prima, però, a metà del libro ho avuto un calo. Perché? Perché sono partita bene, mi è piaciuto, è stato subito avvincente, poi a metà libro ho avuto l'impressione che il ritmo rallentasse, quindi in qualche modo ho rallentato anch'io e ho letto meno. A metà del libro mi sono resa conto che andavo molto a rilento, che quasi non avevo più tanta voglia di leggerlo. Non so se è stata colpa mia o se magari a metà del libro la storia ha preso una piega, diciamo, meno avventurosa, però devo dire che questa cosa è durata proprio per i capitoli centrali, ma non è durata così a lungo perché poi comunque alla fine, quando mi avvicinavo comunque agli ultimi capitoli, il ritmo ha ripreso abbastanza velocemente e mi ha preso di nuovo la storia, l'ho trovata di nuovo avvincente, sono successe delle cose, ci sono stati dei colpi di scena e quindi in qualche modo mi sono un po' rimessa in carreggiata e ho ritrovato assolutamente tutto l'entusiasmo di leggere questo libro. Quindi devo dire che nel complesso io ve lo consiglio e lo ritengo veramente un bel libro, un bel romanzo, ben scritto, con delle comunque con una storia molto originale e particolare e anche con qualche colpo di scena che non guasta mai. Quindi è un libro che assolutamente io vi consiglio. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, cosa ne pensate. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.